Siamo giunti all'ottavo e penultimo studio riguardo alla questione delle lingue della Bibbia. Abbiamo esaminato vari versetti, vari capitoli e oggi vogliamo esaminare alcuni versetti che abbiamo tralasciato quando abbiamo visto Prima Corinzi capitolo 13. E oggi vedremo anche un po' il percorso nella storia del dono delle lingue nella Chiesa. Nello studio passato abbiamo risposto a delle interessanti domande sulle lingue, meditando e studiando naturalmente il famoso capitolo 14 di Prima Corinzi. Naturalmente, se hai perso gli studi precedenti, ti invito ad ascoltarli in sequenza per completezza, perché ognuno si collega all'altro. E naturalmente, quando sarà caricato questo studio su YouTube, lascerò in descrizione il link di tutti gli studi precedenti, proprio per avere il completo insegnamento sul dono delle lingue per quanto riguarda la scrittura. A questo punto do il benvenuto a tutti e a questo nuovo studio sulla questione delle lingue dal titolo Il dono delle lingue attraverso la storia. Se vi ricordate, abbiamo lasciato in sospeso questi versetti di Prima Corinzi 13, famoso capitolo sull'amore, dove ci viene detto naturalmente come i doni spirituali devono essere usati per amore verso gli altri, edificando naturalmente la Chiesa e non egoisticamente per se stessi, edificando se stessi. E quindi siamo arrivati a questo punto, vogliamo leggere Prima Corinzi capitolo 13, dai versetti 8 a 13. L'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che sono in parte sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza e amore. Ma la più grande di esse è l'amore. Questo brano ci insegna che l'amore è per sempre, mentre i doni a un certo punto avranno naturalmente un termine. Allora, qui si sta parlando in particolare in questo brano, Paolo cita tre doni spirituali: il dono di profezia, il dono delle lingue e conoscenza, cioè parole di conoscenza, che abbiamo visto questi tre doni già spiegati nel capitolo 12 e anche naturalmente abbiamo visto il capitolo 14. Ora siamo tornati indietro al 13 per vedere un'altra particolarità riguardo a questi doni. Da questi versetti, quindi, vediamo che due di questi tre doni spirituali a un certo punto verranno aboliti alla perfezione. E quando è la perfezione? La perfezione, come vediamo nel versetto 12, è quando ci troveremo faccia a faccia davanti a Gesù in cielo. In quel momento non serviranno più questi due doni, mentre l'amore rimarrà per sempre. Quindi, qui dice, poiché ora vediamo come uno specchio in modo oscuro. Naturalmente, quando noi leggiamo questo versetto, dobbiamo capire che Paolo non sta parlando dei nostri specchi moderni, dove noi vediamo la nostra immagine riflessa perfettamente. A quel tempo gli specchi erano fatti di bronzo, quindi non è che ti vedevi come ti vedi in uno specchio oggi. Infatti, dice, ora vediamo come uno specchio in modo oscuro, ma allora, quando Gesù ritornerà, lo vedremo faccia a faccia. E lì ci sarà naturalmente la perfezione. Allora, la nostra domanda è: quali sono i due doni che verranno aboliti alla venuta della perfezione, cioè quando ci troveremo davanti a Gesù? Nel versetto 10 leggiamo: ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quindi quello che oggi è in parte, alla perfezione verrà abolito. E si sta riferendo a due doni. Nel versetto 9 leggiamo, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Quindi quali sono questi due doni che verranno aboliti quando ci sarà la perfezione? La risposta è le profezie e la conoscenza. Quindi la profezia e la conoscenza saranno abolite alla perfezione quando saremo faccia a faccia con Gesù. Perché? Perché non servirà più la profezia, naturalmente intesa come predicazione biblica, nella conoscenza. Perché? Perché lì conosceremo pienamente come pienamente siamo stati conosciuti. Quindi profezia e conoscenza, che sono in parte, saranno abolite alla perfezione. Altra sorte invece è riservata alle lingue.
Naturalmente qui Paolo si sta riferendo al dono spirituale delle lingue, quello di parlare in altre lingue per evangelizzare, come abbiamo visto alla Pentecoste, e non il parlare in altra lingua, quello fessato di cui abbiamo parlato nello studio precedente che riguarda i Corinzi. Quindi in questo caso stiamo vedendo, prima Corinzi 13:18 dice: le lingue cesseranno. Quindi, mentre le profezie e la conoscenza verranno abolite quando vedremo Gesù faccia a faccia, altra sorte riguarda le lingue. Quindi, qui dice: le lingue cesseranno, ma non alla venuta della perfezione, perché quello accade solo per le profezie e per la conoscenza. Ma dice: le lingue cesseranno, dice semplicemente questo. Cosa significa quando noi diciamo sta cessando di piovere? Quando diciamo che sta cessando di piovere, stiamo dicendo che la pioggia sta smettendo, che la pioggia sta diminuendo e presto non cadrà più alcuna pioggia. Tra l'altro, la parola greca, pausontai, che significa cesseranno, significa fare cessare o desistere, trattenere una cosa o persona da qualcosa, cessare, lasciare, aver ottenuto la liberazione a qualcosa, non essere più mosso dai suoi incitamenti. Quindi le lingue cesseranno, sta dicendo che piano piano saranno sempre meno fino a quando naturalmente non ci saranno più. Quindi quando Paolo sta scrivendo ai Corinzi, questa lettera ha più di 2000 anni, però quando Paolo sta scrivendo questa lettera, sta dicendo in quel momento le lingue cesseranno, cioè cadranno in disuso, cioè un poco alla volta esse cesseranno di per se stesse. Andranno scemando proprio fino alla loro completa scomparsa. Paolo, dicendo che le lingue cesseranno, innanzitutto conferma la progressività di certi doni spirituali. In particolare, qui stiamo parlando del parlare in altre lingue come testimonianza, e indica che esse sarebbero lentamente scomparse proprio utilizzando questa parola. Adesso noi dobbiamo capire perché il dono alle lingue sarebbe cessato. E anche quando sarebbe cessato. Quindi andiamo avanti, riprendiamo dei versetti che abbiamo già studiato nello studio pa passato, quindi non diremo molto, però vogliamo leggerli. Prima Corinzi capitolo 14, versetti da 21 a 22. È scritto nella legge: parlerò questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue e per mezzo di labbra straniere. E neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Quindi le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. La profezia invece serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti. Quindi il dono spirituale delle lingue, a differenza di altri doni spirituali, è anche un segno per qualcuno. Quindi le lingue fanno da indicatore, sono un segno, danno un'indicazione, come abbiamo già sottolineato abbondantemente nello studio precedente. Quindi nella Bibbia il dono alle lingue è inteso come un segno. Ma che cos'è un segno? Quindi qualcosa che indica qualcos'altro. In Atti capitolo 14, versetto 3, leggiamo così: tuttavia rimasero là per molto tempo, sta parlando degli apostoli, predicando con franchezza e confidando il Signore, che rendeva testimonianza alla parola e alla sua grazia e concedeva che per mano loro avvenissero segni e prodigi. Ecco di nuovo quella parola, la stessa parola utilizzata in Prima Corinzi, quindi segno, di segno per i non credenti. Il dono delle lingue era di segno per i non credenti, proprio perché? Perché quando evangelizzavano persone non credenti. E quindi diciamo, com'è possibile che queste persone parlano la nostra lingua? Quindi i segni e i prodigi erano permessi da Dio proprio per confermare che la parola pronunciata dagli apostoli era la parola di Dio e non la loro, visto che naturalmente a quel tempo, quando gli apostoli erano in vita, praticamente non c'era ancora il Nuovo Testamento. E quindi le persone, sentendo questa predicazione, questo Gesù, potevano dire: e chi ci dice che quello che tu stai dicendo è la verità? E allora Dio concedeva per mano degli apostoli che avvenissero segni e prodigi per dimostrare quello che vi stiamo predicando non è farina del nostro sacco, ma è la parola di Dio. E per dimostrarvi questo, ecco qui dei segni e dei prodigi. Doni segno si devono comprendere, quindi come il dono alle lingue, si deve comprendere sempre qual è il motivo del dono, il scopo del dono e anche la fine del dono.
Andando avanti, nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetti da 3-4, dice così: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Allora, lo scrittore della lettera agli Ebrei stava descrivendo un po' la storia, i vari passaggi della testimonianza del Vangelo. E inizia: prima c'è stata la predicazione di Gesù, poi c'è stata la predicazione degli apostoli che lo avevano ascoltato direttamente a Gesù. Mentre quando naturalmente stavano predicando gli apostoli, Dio che cosa faceva? Aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con doni dello Spirito Santo. Quindi lo scrittore degli Ebrei si rivolge alla sua generazione, parlando del tempo apostolico, di segni e prodigi però al passato, qualcosa che non stava accadendo più nel momento storico in cui sta scrivendo la lettera agli Ebrei, perché altrimenti avrebbe detto che Dio stesso aggiunge la sua testimonianza. Invece qui dice: ci è stata confermata da quelli che l'avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza. Quindi sta parlando del passato. Quindi l'espressione "ci è stata confermata" indica praticamente un'azione compiuta nel passato. Perciò ci troviamo di fronte a una chiara affermazione biblica che i segni, come le altre lingue e prodigi, furono dati agli apostoli della prima generazione per rendere noto a tutti che essi erano i messaggeri di una nuova rivelazione divina. Quindi è importante capire questo, lo scopo dei doni, dei segni e prodigi, quindi una testimonianza che Dio dava alla testimonianza che portavano gli apostoli. E da sottolineare un'altra cosa importante, che la lettera agli Ebrei fu uno degli ultimi libri scritti del Nuovo Testamento. Quindi è uno dei libri, diciamo, più nuovi, no? Gli altri sono stati scritti prima, questo è un ultimo. Uno degli ultimi libri in cui è stato scritto il Nuovo Testamento. E qui vediamo che in questo libro si riferisce chiaramente ai segni storici compiuti da Dio tramite gli apostoli per sostenere e convalidare la prima proclamazione del Vangelo, proprio perché? Perché a quel tempo non c'era il Nuovo Testamento. Ai tempi degli apostoli, molti sentendo il Vangelo potevano dire: chi mi dice che quello che state dicendo è vero? Dove sta scritto? Naturalmente in quel periodo non c'era ancora il Nuovo Testamento, quindi gli apostoli predicavano e Dio accreditava, dimostrava che quello che era stato predicato era la verità proprio mediante questi segni e prodigi. Quindi nel libro degli Atti degli Apostoli i miracoli, i segni furono dati proprio per avvalorare la predicazione del Vangelo e per quanto riguarda le lingue anche per adempiere Isaia 28, come abbiamo visto nello studio precedente. In Prima Corinzi capitolo 14. Proprio perché? Perché in quel tempo non c'era ancora il Nuovo Testamento e quindi c'era bisogno di dimostrare che quello che veniva predicato agli apostoli era la parola di Dio, e quindi Dio dava a questi apostoli l'autorità di compiere questi segni, questi prodigi, utilizzare anche questi segni dono. Quindi un segno naturalmente perde il suo significato quando il motivo per cui fu istituito non esiste più. Quindi i doni intesi come segni, così tanto abbondanti naturalmente nell'epoca apostolica, che abbiamo visto o vedremo, come anche magari miracoli, guarigioni, opere potenti, le lingue, l'interpretazione delle lingue, si contano poi così poco nella nostra epoca nel suo vero naturalmente significato. E molti pensano che se magari la nostra fede fosse più grande, anche noi potremmo vedere subito le stesse manifestazioni soprannaturali che ci furono al tempo dell'inizio Chiesa. Ma qui non è tanto un problema di fede, ma quanto di dispensazione. Infatti ci ricordiamo quello che abbiamo visto riguardo alle dispensazioni. Però a questo punto devo fermarmi un attimo dicendo: attenzione, non stiamo dicendo che oggi Dio non possa o non operi miracoli, guarigioni, opere potenti ed elargire il dono delle lingue per evangelizzare. Quindi voglio sottolineare questo perché tante volte magari ci si fraintende. Quindi voglio essere chiaro su questo punto: non sto dicendo che oggi Dio non può fare opere potenti.
Oggi ci sono miracoli, guarigioni, parlare in altre lingue per evangelizzare? La risposta è sì, Dio opera come e quando vuole. Dio ancora oggi opera miracolosamente, ma lo fa con uno scopo, un obiettivo diverso e quindi anche con una frequenza diversa dall'epoca apostolica. Infatti è interessante notare che in luoghi dispersi dove non c'è ancora la traduzione della Bibbia, del Nuovo Testamento, che si trova un po' nella stessa situazione dell'era apostolica, molti cristiani che sono andati lì a predicare per la prima volta hanno sperimentato questi doni, addirittura persone che hanno fatto segni, hanno fatto prodigi, proprio per confermare che cosa? Per confermare la predicazione, visto che quei popoli non avevano la Bibbia. Samuel Bushan, un missionario in India, infatti, predicò in perfetta lingua hindi, senza conoscerla, quando le circostanze lo richiesero. E questo, naturalmente, è il giusto significato del dono spirituale delle lingue, come abbiamo visto in tutti gli studi precedenti. Quindi voglio che sia chiaro che non stiamo dicendo che Dio oggi non può operare miracoli, lo fa. Però stiamo sottolineando un'altra cosa, lo scopo, l'obiettivo di questi doni. Di questi doni, segni e prodigi. Torniamo alla dispensazione. Riprendiamo questo il nostro schema riguardante dispensazioni. Qui abbiamo solo una parte, naturalmente, dello schema di cui abbiamo parlato abbondantemente nel primo studio che abbiamo fatto, proprio dal titolo La questione delle lingue. Quindi, se non avete visto questo studio, guardatelo perché lì viene spiegato in dettaglio tutto il discorso delle dispensazioni. Che ora riprendiamo e che naturalmente non possiamo riprendere da capo perché altrimenti andrebbe tutto lo studio per questo. Però se non avete quindi ascoltato quello studio, vi invito ad ascoltarlo per capire meglio anche questo. Allora, abbiamo visto Atti 14:3, dove dice: Tuttavia rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore, che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che per mano loro pervenissero segni e prodigi. Dio oggi opera come e per lo stesso scopo come nel tempo degli apostoli? La risposta è no. Perché? Perché oggi noi abbiamo il Nuovo Testamento, noi abbiamo la Bibbia completa e invece quando c'erano gli apostoli che stavano predicando, a quel tempo non c'era il Nuovo Testamento, non c'era la Bibbia completa. E quindi le persone, cioè, chi ci dice che quello che dite è la verità? Allora Dio concedeva per mano degli apostoli che avvenissero segni e prodigi. Quindi questi doni segno erano per uno scopo, quello di testimoniare della parola di Dio. Quindi i segni e prodigi confermavano che la parola pronunciata dagli apostoli era la parola di Dio e non la loro, visto che a quel tempo, lo ripetiamo, non c'era ancora il Nuovo Testamento. Atti 14:3, dove si trova per quanto riguarda le dispensazioni? Come abbiamo già visto più volte in questi studi, il libro degli Atti degli Apostoli si colloca nel periodo di transizione, dove accadono praticamente degli eventi unici che accaddero solo in quel periodo. Il periodo di transizione va dalla morte di Gesù alla fine degli Atti degli Apostoli. Quindi Atti 14:3 si trova nel periodo di transizione. E qui, naturalmente, nel periodo di transizione abbiamo visto che ci sono tanti avvenimenti particolari che sono avvenuti, sono lì. Ad esempio, l'attesa di 10 giorni ai discepoli della venuta dello Spirito Santo, la venuta stessa dello Spirito Santo alla Pentecoste, l'apertura del Vangelo nelle quattro fasi, come abbiamo visto, ma anche la morte di Anania e Safira per una bugia. Oggi, naturalmente, come credenti, non moriamo se diciamo la bugia. Però lì è accaduto proprio perché si trovava in un periodo di transizione in cui Dio stava insegnando determinate cose. Praticamente tutto il libro degli Atti Apostoli è caratterizzato da continui cambiamenti. Anzi, possiamo dire che quasi ogni capitolo si riscontra qualche transizione. Infatti, in Atti si va dalla sinagoga alla chiesa, dalla legge alla grazia. Dai santi dell'Antico Testamento a quelli del Nuovo Testamento, da un corpo di credenti ebrei al corpo di Cristo, della Chiesa, composto da ebrei e gentili resi uno in Cristo. Quindi, in questo periodo di transizione, che abbraccia il periodo storico degli Atti Apostoli, è un periodo storico anche molto breve, circa 30 anni. E in questi 30 anni c'erano questi segni e prodigi che erano fatti per mano degli Apostoli.
proprio da parte di Dio per confermare la parola predicata, visto che non c'era ancora il Nuovo Testamento. E proprio in questo periodo si collocano questi doni segno come conferma la parola, come abbiamo visto. Noi oggi dove ci troviamo? Noi ci troviamo in un altro periodo. Noi oggi ci troviamo nel periodo della grazia. Noi ci troviamo in un'altra dispensazione, quella della grazia. Quindi non ci troviamo più nel periodo di transizione, quando erano necessari segni e prodigi per confermare la parola, perché ancora non c'è il Nuovo Testamento. Noi oggi abbiamo nelle nostre mani il Nuovo Testamento in cui c'è scritto tutto. Quindi se qualcuno dice, e chi mi dice che quello che tu dici è la verità? Abbiamo il Nuovo Testamento che conferma tutto quello che naturalmente è stato detto. Ebrei capitolo 2, versetti 3-4, che abbiamo visto prima, dice: ci è stata poi confermata da quelli che lo hanno udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. In questo caso, lo scrittore alla lettera degli Ebrei si rivolge alla sua generazione parlando del tempo apostolico al passato. Proprio perché? Perché si trovava alla fine di questo periodo di transizione, quando c'erano naturalmente i primi scritti del Nuovo Testamento. Ricordiamo che la lettera degli Ebrei è una delle ultime lettere scritte, diciamo, del Nuovo Testamento. E quindi quando l'autore degli Ebrei scriveva queste cose, dice il passato, proprio perché? Perché in quel periodo c'era la scrittura e quindi dice: Dio stesso aggiungeva al passato, ribadendo ancora però che il concetto che Dio opera come e quando vuole, che oggi stesso Dio fa miracoli, dobbiamo dire però Dio oggi dovrebbe agire come allora? No, perché? Perché oggi noi abbiamo il Nuovo Testamento. Dio infatti non fa i miracoli o i prodigi per fare spettacolo, sensazionalismo. No, non è che lo fa così. Noi a volte sì. Vogliamo magari vedere qualche miracolo, perché diciamo, se una persona magari vede qualche miracolo, allora può essere che si converte. Non basta la parola. Ma ricordate, anche Gesù ha detto una cosa del genere, ha detto: hanno la legge e i profeti, credino in loro, non hanno bisogno di vedere un morto che torna dalla vita. E questo possiamo vederlo anche per noi oggi. Le persone non hanno bisogno di vedere miracoli per credere, hanno la scrittura. E Gesù dice questo stesso concetto. Quindi tutte le guarigioni, i miracoli, le lingue, i segni e i prodigi che vediamo in Atti degli Apostoli servivano da segno per dimostrare che c'era una nuova era di rivelazione. Infatti, se leggiamo Atti degli Apostoli, guardando ogni volta che c'è un miracolo, una guarigione, dicono sempre questo per confermare che Gesù Cristo è venuto, eccetera, eccetera. Ogni volta per confermare il messaggio del Vangelo. Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento i miracoli si moltiplicavano in certi momenti storici, in certi periodi, per ragioni che sono anche facili da comprendere. Perché? Perché magari stava iniziando un nuovo periodo della rivelazione. Quindi nella scrittura i miracoli non appaiono a caso qua e là, senza una ragione specifica, ma al contrario, appaiono spesso proprio in periodi di transizione. In particolare vediamo segni e prodigi nella vita di Mosè e Giosuè, di Elia ed Eliseo, di Gesù e gli apostoli. Ad esempio, i miracoli verificatisi durante la vita di Mosè servivano proprio a confermare che chi parlava era proprio Dio. Cioè Mosè stesso dice: Dio, ma se io dico e loro mi dicono: ah, non crediamo che Dio ti ha parlato, cosa faccio? Ok, lo dimostrerai attraverso questo segno. Quindi, per confermare nel passato la parola di Dio, stessa cosa avvenuta durante il periodo degli Apostoli. Quindi i doni segno erano stati dati dall'inizio alla Chiesa, nel periodo di transizione, proprio come una dimostrazione, una conferma che quello che veniva predicato era davvero la parola di Dio, visto che ancora in quel periodo non c'era il Nuovo Testamento. Tali miracoli naturalmente erano necessari proprio per convincere i giudei, quelli anche più attaccati alla legge di Mosè, e gentili, perché ancora loro non conoscevano Dio e non conoscevano la veridicità del messaggio del Vangelo. E quindi proprio per far capire a queste persone che quello che veniva predicato era la parola di Dio, Dio concedeva questi segni e questi prodigi. Oggi la Bibbia oggi, il segno
che sostituisce tutti i segni precedenti. Ricordiamo anche l'importante regola ermeneutica di cui abbiamo parlato nel primo studio, che riguarda le dispensazioni, cioè che la rivelazione successiva sostituisce la rivelazione precedente. Quindi prima, nel periodo di transizione, durante il periodo degli atti apostoli, prima della lettera degli ebrei, c'erano i doni segno. Oggi, nel periodo della grazia, abbiamo la Bibbia completa, che sostituisce i segni dell'epoca precedente, proprio perché i segni servono a indicare qualcosa. E oggi abbiamo la Bibbia che indica Gesù Cristo. Quindi la scrittura è oggi il segno che sostituisce tutti i segni precedenti. Abbiamo oggi bisogno di segni che confermino il nuovo patto? No, perché? Perché Dio l'ha già confermato. Ha già confermato attraverso questi segni, questi prodigi, questi miracoli, di cui leggiamo nella scrittura. E oggi abbiamo confermato tutto ciò nell'autenticità del suo libro, la parola di Dio. Dal momento quindi che oggi noi possediamo la Bibbia, che ci dimostra come e perché Gesù è il Cristo di Dio, questi doni segno non sono più essenziali a questo scopo, ma vengono elargiti altri che aiutano proprio a comprendere la parola di Dio. Quindi i doni che oggi troviamo sono, per esempio, le parole di conoscenza o profezia, oppure per quanto riguarda i dottori, insegnamento della scrittura, evangelisti, proprio doni che si rifanno proprio alla parola di Dio per spiegare quello che c'è scritto nella parola di Dio. Quindi oggi noi abbiamo la Bibbia e l'abbiamo completa, e lì troviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra vita. Quindi le lingue erano un segno. Prima Corinzi 13,8 dice: l'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Possiamo quindi affermare che il dono delle lingue, così come l'ha inteso nel principio, è cessato, anche perché ricordiamo che Paolo lo sta scrivendo 2000 anni fa, e quando noi diciamo sta cessando di piovere, dopo un po' finisce di piovere. Anche se, come abbiamo detto, occasionalmente Dio può dare il dono delle lingue straniere per evangelizzare, come è accaduto in India a Samuel Bushdoll. Simili doni segno si possono anche verificare oggi in campi missionari, come in tribù disperse, però non è questo il caso naturalmente dell'Italia né dell'America, perché abbiamo la scrittura al completo. Però in quei campi di missione dove ci sono quelle tribù disperse, sono simili a quel mondo romano di 20 secoli fa. Perché? Perché lì non hanno ancora la scrittura, non hanno ancora la parola di Dio, e quindi Dio opera lì tante volte ancora in questo modo. Infatti, nell'Occidente, evangelizzando da molto tempo, avendo la conoscenza del Nuovo Testamento, la presenza naturalmente della Chiesa, dei credenti, per un'anima sincera che cerca prove inconfutabili, queste sono prove inconfutabili. Quindi avere la Bibbia che ci spiega tutto quello che riguarda naturalmente Gesù Cristo. Di doni segno, quindi, si deve comprendere sempre il motivo di tali doni, il loro scopo e anche naturalmente la loro fine. Ripropongo di nuovo questa diapositiva proprio perché voglio essere più chiaro possibile in ciò che stiamo dicendo, quindi la rileggo. Attenzione, non stiamo dicendo che oggi Dio non possa o non operare miracoli, guarigioni, opere potenti ed elargire il dono delle lingue per evangelizzare. Dio ancora oggi opera miracolosamente, ma lo fa sempre con uno scopo, un obiettivo diverso e quindi con una frequenza diversa dell'epoca apostolica. Quindi nell'epoca apostolica concedeva questi doni proprio per confermare la parola di Dio. Adesso abbiamo la parola di Dio completa. Nelle lettere del Nuovo Testamento troviamo citato il dono delle lingue e gli altri doni segno solo in Prima Corinzi capitolo 12. Infatti, negli altri elenchi non troviamo più questi doni. Qui ho messo diversità nelle lingue, interpretazione delle lingue, doni di guarigione, miracoli e profezia. Allora, notiamo che nell'elenco di Prima Corinzi 12 ci sono tutti questi doni, tra cui i doni segno e poi naturalmente la profezia. Però se guardiamo gli elenchi dei doni spirituali scritti dallo stesso Paolo successivamente nella lettera ai Romani, capitolo 12, Efesini 4, non troviamo più menzionato nessuno di questi doni segno, ma troviamo sempre naturalmente la profezia.
Quindi negli altri elenchi dei doni spirituali successivi fatti sempre da Paolo, il dono delle lingue e altri doni segno non vengono più nemmeno menzionati. E ricordiamo che Prima Corinzi è una lettera prima scritta prima di Romani, scritta prima di Efesini e in quelle successive, quindi Romani e Efesini, non vengono citati. Perché? Perché i tempi stavano cambiando, perché le lingue stavano cessando, che i doni segni stavano cessando perché si stava formando naturalmente il Nuovo Testamento. Quindi negli elenchi successivi dei doni spirituali non ci sono i doni intesi come segno elencati in Prima Corinzi 12, che erano segni della presenza, dell'azione di Dio, proprio per confermare le parole degli apostoli, fin quando non iniziarono a circolare i primi scritti del Nuovo Testamento e, come dice l'autore agli ebrei, questi doni segni erano stati fatti nel passato. Marco capitolo 16. Molti utilizzano questo passaggio di Marco 16 per dire che coloro che crederanno parleranno in lingue nuove, quindi il dono delle lingue è valido ancora oggi perché noi crediamo e quindi queste cose devono avvenire. Ma leggiamo Marco 16, versetti 17 e 18. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni. Parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avverrà alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Quindi molti prendono questo passaggio dicendo: vedete, qua c'è scritto che coloro che credono dimostrano questo. Allora, come prima cosa, non abbiamo mai detto che il dono delle lingue non ci sia più. Dio nella sua volontà lo dà proprio per evangelizzare i popoli stranieri e le tribù straniere in cui non c'è ancora naturalmente il Nuovo Testamento. Un'altra particolarità di questo passaggio di Marco 16 è che in alcuni manoscritti Marco 16 non c'è. Alcuni addirittura ritengono che Marco 16, almeno i versetti finali, non siano parole di Dio, sia qualcosa che è stato scritto successivamente e quindi non lo considerano parole di Dio. E tanti dicono: questi versetti non valgono perché non sono parole di Dio. Io ho fatto uno studio su Marco 16 che riproporrò magari più avanti e personalmente ritengo che questo passaggio è parola di Dio per vari motivi che vedremo quando studieremo proprio questo capitolo. Quindi io non dico questi versetti non valgono perché non sono parole di Dio. Perché? Perché sono parole di Dio. Qui viene detto che coloro che avranno creduto non solo però parleranno in lingue nuove, ma anche che faranno segni, miracoli. Saranno morsi dai serpenti, berranno veleno senza nessun problema. A parte che coloro che si basano naturalmente su questo versetto per confermare le lingue e più delle volte per confermare il farfugliamento di Prima Corinzi 14, di cui abbiamo parlato in uno studio precedente, dicono: ok, qui dice che coloro che credono parleranno in lingue, quindi dobbiamo parlare anche noi in lingue. Però omettono, prenderanno in mano i serpenti. Anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Se il brano fosse valido per noi oggi, deve essere valido per tutte queste cose e non solo per una parte, a nostra scelta. La domanda è: quante cristiane purtroppo sono state avvelenate o sono stati morsi da serpenti accidentalmente e nonostante tutto sono morti? Quindi diventa subito chiaro che questi versetti non si riferiscono alla Chiesa cristiana di tutti i tempi. Ma allora a che cosa si riferiscono? Quando qualcuno naturalmente cita questi versetti per validare naturalmente un certo parlare in altre lingue, non citano però tutto il passo, ma noi dobbiamo ricordarci sempre quello che stiamo studiando, l'importanza di alcune regole per interpretare correttamente la scrittura. E naturalmente che cos'è? Il contesto. Quindi noi non possiamo prendere una parte del versetto dicendo coloro che avranno creduto, allora parleranno in altre lingue, perché c'è scritto che faranno anche altre cose, quindi parleranno in altre lingue, ma anche prenderanno in mano dei serpenti e anche se berranno del veleno non avranno male alcuno. Quindi non possiamo essere noi a selezionare quello che vogliamo dalla scrittura senza un criterio. Quindi è importante sempre quando studiamo la scrittura di guardare il contesto. Quindi allarghiamo il contesto. Mettiamo altri versetti, versetti 19 e 20 di Marco 16. E dice così: il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
E quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola coi segni che lo accompagnavano. Quindi questi versetti ci spiegano che coloro che crederanno, a chi si stava riferendo? Nel versetto 20 dice: e quelli se ne andarono a predicare e il Signore confermava. Quelli chi? Stava parlando degli apostoli, stava parlando della prima generazione di discepoli con Paolo. Infatti, quelli che se ne andarono a predicare il Vangelo per il mondo, Dio li accompagnava con questi segni. E naturalmente si sta riferendo agli apostoli. È sempre naturalmente importante leggere il contesto e non isolare dei versetti. Perché? Perché si potrebbe far dire alla Bibbia qualcosa che in realtà magari non dice. Quindi coloro che avrebbero fatto questi segni furono gli apostoli, la prima generazione di discepoli, con Paolo compreso. Quindi in questo versetto non si riferisce ai cristiani di tutti i tempi. Perché? Perché altrimenti dovremmo prendere tutto il versetto. Quindi non solo parlare di lingue nuove, ma anche prendere in mano serpenti, anche bere del veleno, senza stare male. Quindi cronologicamente i segni e prodigi fatti in abbondanza per confermare la predicazione del Vangelo vanno da Gesù alla lettera degli Ebrei. Quindi cronologicamente i segni e prodigi fatti in abbondanza proprio per confermare la predicazione del Vangelo vanno da Gesù alla lettera degli Ebrei, quindi stiamo parlando di quel periodo di transizione di cui stiamo parlando da tempo, che riguarda il periodo degli Atti degli Apostoli. Perché? Perché già al tempo della lettera agli ebrei iniziavano ad esserci i primi scritti del Nuovo Testamento. E che cosa fa l'autore degli ebrei? Dice: nel passato ci veniva confermata la parola degli apostoli attraverso questi segni, questi prodigi e questi doni segno spirituali. Però a questo punto sta parlando al passato. Quindi questi doni segno erano piano piano cessati. Ma naturalmente, ancora una volta, sottolineiamo che Dio opera come quando vuole, continua a fare miracoli in croce. Però ricordiamoci lo scopo, il fine, naturalmente, di questi doni, segno che fu dato. A questo punto, tutto combacia. Marco 16 dice che coloro che avranno creduto faranno queste cose. Chi erano coloro che avevano creduto? Stava riferendo agli apostoli, perché c'è scritto: e quelli andarono per il mondo a predicare facendo queste. Quindi Marco 16 combacia. Atti degli Apostoli combacia completamente. Perché? Perché in Atti leggiamo continuamente che Dio accreditava quello alla predicazione degli Apostoli con i segni e i prodigi. Però questo si collega anche con le lingue che cesseranno in Prima Corinzi 13. Perché? Perché con la lettera agli Ebrei, lo scrittore agli Ebrei dice: parla il passato. Quindi questi doni, segno, prodigi vanno nel periodo di transizione. Naturalmente, applicando il principio storico e quello grammaticale, vediamo che questi segni sono stati proprio di un certo gruppo, la comunità apostolica. Come ho detto tante volte, la Bibbia si spiega attraverso la Bibbia. Infatti, tutte queste cose che vengono citate in Marco 16 le troviamo riportate in Atti degli Apostoli in varie occasioni. Ad esempio, in Atti 28 vediamo che Paolo fu morsicato da una vipera senza morire. Ed è cronologicamente giusto quei segni di Marco 16. Perché? Perché ci troviamo in Atti Apostoli nel periodo apostolico, nel periodo di transizione. E tutti questi miracoli, eccetto quello della bevanda mortifera, si ritrovano in Atti degli Apostoli, però non si ritrovano come pratica o dottrina in nessuna delle lettere, dove invece abbiamo l'esposto completo e definitivo di ogni legge della vita spirituale. Quindi vediamo ancora una volta come la Bibbia si spiega attraverso la Bibbia e come un puzzle che si collega completamente. Quindi Marco 16 si collega a Atti e si collega a Prima Corinzi 13 che si collega alla lettera agli Ebrei. E come in Atti troviamo praticamente dimostrate che quello che è scritto che riguarda i segni fatti da coloro che credono, si riferisce agli apostoli. Una cosa interessante riguardo a quel dono segno, diciamo, che non troviamo negli Atti Apostoli, cioè quello di bere del veleno senza danno, lo troviamo però nella storia. Papia di Ierapoli era un credente dal 70 al circa 150 d.C. Papia di Ierapoli, citato da Eusebio di Cesarea nella sua storia della Chiesa, nel libro 3, capitolo 39, paragrafi 9 e 10, parla di Giuseppe, Giuseppe detto il giusto,
che troviamo in Atti capitolo 1, versetto 23, che lui beve del veleno senza subir danno. Quindi Papia di Hierapoli, citato da Eusebio nel suo libro, dice che aveva sentito dalle figlie di Filippo l'Evangelista che Giuseppe, detto il giusto, cioè Barsabba, che era lì selezionato quando dovevano decidere chi sostituire Giuda o con lui oppure con Mattia, lui era lì naturalmente perché era un apostolo, perché aveva seguito Gesù. Questo Papia di Hierapoli ci dice che aveva sentito dalle figlie di Filippo l'Evangelista che lui aveva bevuto del veleno senza riportare, per grazia del Signore, nessun danno. E questo è proprio un adempimento di quello che abbiamo letto in Marco 16. E ancora una volta lo vediamo perfettamente collocato nel periodo degli Apostoli. Anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. E Papia menzionò la storia del giusto, di Giuseppe detto il giusto, proprio come un esempio dell'adempimento della predizione di Marco 18, proprio per dimostrare che queste cose riguardavano esattamente gli apostoli, i primi discepoli, la prima generazione. E naturalmente stava dimostrando come questo è avvenuto. Ancora una volta ripropongo sempre questa diapositiva per rimanere chiaro assolutamente in ciò che stiamo dicendo. Attenzione, non stiamo dicendo che oggi Dio non possa o non operi miracoli, guarigioni o prepotenti ed elargire il dono delle lingue per evangelizzare. Dio ancora oggi opera miracolosamente, ma lo fa con uno scopo, un obiettivo diverso e quindi con una frequenza diversa dell'epoca apostolica, dove naturalmente c'era questa necessità, non essendoci ancora il Nuovo Testamento. Quindi il dono delle lingue nei primi secoli del cristianesimo. Quindi nessuna menzione delle lingue dopo Prima Corinzi. Quindi abbiamo Atti degli Apostoli che parla del dono delle lingue, poi abbiamo Prima Corinzi in cui parla del dono delle lingue l'Apostolo Paolo e poi non abbiamo più nel Nuovo Testamento, nelle lettere successive a Prima Corinzi, parla del dono neanche quando Paolo fa l'elenco dei doni spirituali. Quindi dopo la lettera di Prima Corinzi non troviamo più scritto nulla sul dono delle lingue. Perché? Perché probabilmente stava cessando fino al punto che alla lettera agli ebrei parla al passato di questi segni apostolici. Nessun padre della Chiesa le nomina come qualcosa di attuale al loro tempo. Anche le fonti storiche del cristianesimo del primo secolo ci confermano che non si parlava più col dono delle lingue, come era avvenuto nella Pentecoste per evangelizzare. Ed è significativo che in nessun scritto dei padri della Chiesa, subito che i padri della Chiesa che vengono subito dopo gli Apostoli, si trova il minimo riferimento o anche un'allusione al dono delle lingue come qualcosa di attuale. Ne parla solo una persona, l'eretico montano. Dei padri apostolici del primo secolo, nessuno ne parla, tranne un eretico montano. Però poi abbiamo Clemente di Roma, Giustino Martire, Origene, Crisostomo e Agostino che consideravano una pratica remota il parlare in altre lingue. Quindi consideravano il dono delle lingue una pratica remota, qualcosa che era accaduta nei primissimi tempi del cristianesimo, prima degli scritti apostolici, quindi prima degli scritti del Nuovo Testamento. Addirittura Agostino scrisse questo. Scrisse che il segno di parlare in lingue era necessario per mostrare che il Vangelo si sarebbe sparso fra tutte le lingue della terra. Servì da segno e poi cessò. Quindi le fonti storiche ci dicono che già nella seconda metà del primo secolo le lingue della Pentecoste, viste come dono, non c'erano più. Le lingue cesseranno. È confermato sia dalla scrittura che naturalmente dalla storia del cristianesimo. Riassumendo tutto ciò che abbiamo studiato da scrittura fin qui, possiamo dire che cosa? Possiamo dire che il dono spirituale della diversità di lingue è parlare in lingue straniere, mai studiate a degli stranieri per evangelizzare. È un modo per edificare gli altri e non per edificare se stessi o parlare con Dio. Quello naturalmente riguarda il parlare in altra lingua, di Prima Corinzi 14, che come abbiamo visto nello studio passato, non è il dono dello Spirito Santo. E poi oggi abbiamo visto che le lingue, essendo un segno, pian piano sono cessate, anche se oggi Dio può dare quel dono per evangelizzare popoli stranieri, come magari delle tribù disperse, dove ancora non esiste naturalmente il Nuovo Testamento. Quindi oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo e ultimo studio riguardo alla questione delle lingue dalla Bibbia,
Tireremo un po' le somme esaminando quella scrittura, se alcune pratiche fatte nella Chiesa di oggi sono bibliche oppure se dovrebbero essere messe da parte. Quindi nel prossimo studio vedremo queste cose e esamineremo ancora la questione, sempre come stiamo facendo, con Bibbia alla mano. Però oggi ci fermiamo qui e che Dio ci benedica, che possiamo riflettere su quello che abbiamo ascoltato e se non avete ascoltato gli studi precedenti, vi invito naturalmente ad ascoltarli, proprio perché partendo dal primo studio, arrivando agli studi successivi, uno si completa l'altro, quindi sentendo solo magari uno studio, non si può capire nella completezza tutto questo discorso. Quindi il mio incoraggiamento è iniziate dal primo studio e andate avanti, proprio per avere il quadro completo di quello che la scrittura ci insegna del dono delle lingue. E che Dio ci benedica. Amen.